Tanto grazie per questa domanda. Il tema sicuramente prioritario, il tema prioritario penso che sia per tutte noi quello del lavoro, questo è evidente. La nostra regione è riuscita a raggiungere un'occupazione femminile che è superiore al 60%, di poco superiore al 60%, quindi abbiamo raggiunto l'obiettivo di Lisbona. Poi bisogna però essere anche molto molto onesti. Abbiamo un'occupazione al 60%, ma il lavoro delle donne è comunque più precario, molto più instabile e soprattutto meno pagato. Quindi queste sono le caratteristiche del lavoro femminile anche in questa regione. Quindi secondo me, senza dubbio, noi dobbiamo fare un lavoro molto importante su questo tema. Dobbiamo sapere che la disoccupazione colpisce in una maniera molto selettiva alcune fasce, alcune categorie. Noi abbiamo parlato spesso di disoccupazione giovanile, che sappiamo essere anche nella nostra regione al 21%, siamo la settima regione in Italia che ha una disoccupazione così forte, ma se andiamo a vedere nell'ambito della disoccupazione giovanile, le donne sono più penalizzate nonostante abbiano un curriculum più importante, cioè più importanti, più migliori, abbiano dei percorsi scolastici più positivi. Se andiamo a vedere le persone, i ragazzi sotto i 29 anni che non sono inseriti in un percorso scolastico, formativo, che non hanno un'occupazione, anche in questo caso la percentuale è circa intorno al 20%, ma le caratteristiche dentro questa categoria sono anch'esse da analizzare, perché per esempio il 90% dei ragazzi, dei maschi, vivono in casa con le proprie famiglie, sono ancora figli, mentre le ragazze che si trovano in questa situazione in cui non lavorano e non studiano, se andiamo a vedere che il 50% sono giovani madri o comunque sono fuori di casa e quindi hanno un target diverso. E ancora sta aumentando la percentuale di quelle donne che perdono il lavoro dopo che invece lo avevano in gravidanza, quindi donne che erano occupate in gravidanza e che a distanza di 2 anni dal parto non hanno più lavoro, siamo circa al 22%. Quindi è abbastanza evidente che le risposte adesso, le risposte sono da costruire, ma sono 2 filoni su cui possiamo lavorare. Il primo è quello di costruire nuova occupazione di qualità. È una nuova occupazione che tenga, che veda con un occhio di riguardo il tema dell'occupazione femminile. E il secondo è quello appunto dei tempi di conciliazione. Quelli che io, una delle mie proposte, ne ho fatte 3 per la regione, la prima è appunto quella di creare nuova occupazione di qualità, la seconda è quella di costruire una vita più sostenibile per persone e per coppie. E questo è evidente che va nella direzione di una armonizzazione dei tempi di vita delle persone tra lavoro, famiglia, impegno sociale, ed anche questo va tenuto dentro tutta nella vita di una persona, perché una persona va da più sfere che devono tutte in equilibrio. Allora, sul tema del lavoro, io credo che noi dobbiamo, prima di tutto, come vi dicevo, sono stata consigliera provinciale e noi in questo caso abbiamo visto come hanno lavorato i centri per l'impiego, quali sono le difficoltà con cui i centri per l'impiego riescono a dare risposta. Oggi i centri per l'impiego non hanno più una regia provinciale, perché la provincia è stata in secondo grado, dobbiamo costruire la città metropolitana, stiamo costruendo la città metropolitana, ma c'è senza dubbio un momento di difficoltà per i centri per l'impiego, per mille ragioni, anche perché il personale che è impiegato è molto inferiore a quello che è impiegato in altre regioni europee e quant'altro. Ma certamente secondo me è fondamentale che la regione assuma un ruolo di regia e di coordinamento di tutte le politiche attive per il lavoro e anche dei centri per l'impiego, per poter dare delle risposte concrete. La regione ha messo in piedi una serie di misure e di strumenti che sono fondamentali, ma questi strumenti va data sostanza, va dato corpo. Penso a Garanzia Giovani, penso ai tecnopoli, penso alla valorizzazione delle scuole tecnico-professionali, sono tutte iniziative che vanno nella direzione di creare occupazione, ma che al momento stanno funzionando così, diciamo in questi termini. Perché? Perché manca soprattutto un aspetto, manca la relazione tra il mondo della scuola, dell'università, della ricerca e il mondo delle imprese. Quindi noi dobbiamo costruire rete, dobbiamo fare rete tra la ricerca, l'università e il mondo delle imprese, dobbiamo costruire una rete formalizzata in cui si capisca chi fa cosa, in cui le aziende capiscano anche il valore della ricerca, cosa le aziende possono guadagnare da una relazione positiva col mondo della ricerca e dell'università. E poi ci sono tutta una serie di misure collegate tra l'altro ai fondi europei, che sono quelli che vedono appunto la possibilità di finanziare dei progetti appunto di relazione tra il mondo della ricerca e imprese, ma anche start-up aziendali che vanno incentivate. Su questo penso che ci siano molte possibilità per le donne,
e soprattutto ci sono molte possibilità per le donne in settori non tradizionali, perché anche noi dobbiamo stare attenti a non ritirarci sempre nei soliti settori che sono quelli della cura. Ci sono molte altre possibilità per le donne, e sono per esempio nel ramo della green economy e in tutti quei rami innovativi su cui ci sono molti fondi europei. E questo è il tema del lavoro. Ma il lavoro, come vi dicevo prima, per le donne diventa molto più difficile sia ottenerlo, ma poi soprattutto mantenerlo. Perché? Perché il lavoro di cura grava soprattutto su di noi, e perché non ci sono tutta una serie di servizi, ma anche di strumenti che possono agevolarci. Allora, la regione Emilia Romagna ha investito moltissimo sul tema degli asili nido. Adesso qui c'è Teresa Mardotti, che insomma, ha scritto una legge molto importante che ha reso molto più flessibile, per esempio, la possibilità di usufruire degli asili nido, di poter accedere agli asili nido, e abbiamo potenziato ulteriormente questa possibilità. Ma secondo me è necessario, questa è appunto la seconda proposta che faccio, è necessario poi di costruire una legge quadro che tenga insieme tutte le politiche e i servizi che sono al servizio di una vita più sostenibile per le persone e per le coppie. Questo significa asili nido, significa servizi di cura anche più attualizzati, perché la nostra vita è cambiata, i nostri ritmi di lavoro sono diversi, abbiamo diverse tipologie di famiglie, quindi è ovvio che noi dobbiamo riuscire a dare una risposta che sia diversificata e più flessibile, ma dobbiamo tenere insieme tutto questo con delle politiche che io le ho definite family friendly, perché così si chiamano adesso in Europa. Sono tutte quelle politiche che possono essere incentivate con fondi europei anche dalla regione Emilia Romagna, e che vanno nella direzione di incentivare il part time anche per brevi periodi della propria vita, rendendolo però non negativo in termini di carriera per le persone. Ci sono degli stati, penso all'Olanda, dove si può accedere moltissimo al part time, e moltissimo anche gli uomini. Il 25% di quelli che accedono in Olanda al part time sono uomini, non sono donne. Ma questo serve, si è visto che rende molto più efficiente anche il lavoro per le aziende, perché ovviamente una persona più serena riesce a gestirsi meglio il proprio tempo. Ma ci sono altri strumenti, la possibilità del telelavoro con una percentuale del proprio tempo. Tetra Pak, che è un'azienda molto famosa svedese che ha sede a Modena, per esempio, è stata premiata per il fatto che le proprie risorse, il proprio personale, i propri dipendenti possono svolgere per il 20% dell'orario settimanale il lavoro fuori dalla sede, anche a casa. Allora, anche diciamo, storicamente il telelavoro è stato molto osteggiato, però io vi faccio esempio della mia azienda. Noi per esempio lavoriamo moltissimo da casa, ma non perché l'azienda ce lo riconosca. Il lavoro da casa è non pagato e non riconosciuto, dobbiamo essere molto chiari. Però visto che capita di dover magari uscire, magari per 12 ore in ufficio, poi a un certo punto ci vado a casa e finisco da casa dopo cena. Però, oppure io ho due ragazze che lavorano nel mio gruppo, che hanno appena avuto dei due bimbi che hanno 6 mesi, una tra l'altro abita a Padova, il part time io gliel'ho firmato a entrambe, l'azienda gliel'ha bloccato, perché poi le aziende private non sono così incentivate dal part time, e queste persone ovviamente devono venire in azienda, uscire, vanno a casa e poi magari lavorano da casa perché devono finire qualcosa, perché sono magari disponibili anche a portare avanti qualche altro progetto su cui sono interessate, ma lo fanno senza che questo venga riconosciuto. Io credo che questo sia fortemente ingiusto, visto che ci sono realtà che lo fanno, visto che ci sono anche qui fondi europei che possiamo utilizzare per incentivare delle pratiche. Io penso che studiare degli strumenti che siano in grado di dare maggior flessibilità proprio alle forme organizzative del lavoro, per consentire a tutti, non solo alle donne ma anche agli uomini, perché questo culturalmente è un passo in avanti, avere la possibilità di gestirsi il proprio tempo fuori dal lavoro in maniera più serena. E questo credo che sia una risposta anche culturale alle aziende, che sanno in questo caso che di poter contare sulle donne e sugli uomini, ma garantendogli anche una maggior serenità di vita.